Campianti ha festeggiato i 40 anni più 1,5. Per farlo ha accolto oltre 550 persone nella propria sede. Per una grande festa all'insegna della musica, del buon cibo e dell'allegria. Ad Elisabetta Sabatini il compito di animare la serata con il suo DJ set, a seguire lo spettacolo di Gianluca Arena, Duilio Pizzocchi e Paolo Cevoli. Una lunga storia di successo testimoniata dal lungo rapporto con i clienti. Ciga Impianti è una realtà con cui noi collaboriamo da tanti anni. Io la conosco personalmente veramente da tanto tempo, è un'azienda molto seria, molto professionale, importante soprattutto per le realtà che hanno una forte crescita come Ala Marchesini, perché è una collaborazione che permette di avere delle risorse disponibili per il montaggio delle macchine qualificate e questo è un grande valore. Ciga abbiamo una collaborazione intanto devo dire che dura da molto tempo, da qualche decennio. È una collaborazione dove loro ci assistono in tutta un'attività di supporto in quella che è l'area tecnica, nel fornirci ovviamente personale specializzato con grandi competenze in tutta la parte diciamo manutentiva e quindi sono di assoluto supporto perché oltre che portare dentro quella flessibilità che è necessaria nelle aziende per poter gestire i picchi, per poter gestire una domanda fluttuante, ci portano parecchia competenza. Quello che contraddistingue questa azienda è certamente questa, l'alta professionalità delle persone Ciga. Ma noi abbiamo trovato sempre disponibilità a affrontare i problemi, professionalità nel personale che veniva da noi e quello poi che alla fine diciamo conta in questo tipo di collaborazione. Ciga è affidabile perché qualsiasi cosa si cerca si trova in Ciga, nel senso che offre una vasta gamma di tecnici di varie competenze. Collaboriamo da parecchi anni con grossa soddisfazione. E per noi eseguono dei montaggi di macchine e di gruppi e quindi direi che sì, siamo soddisfatti da parecchio tempo. Che cosa rende Ciga un partner affidabile? Direi probabilmente proprio nella definizione, nel senso che la cosa che si può apprezzare di più è l'affidabilità, una struttura di organizzazione bella solida e dal nostro punto di vista, almeno con soddisfazione, un buon livello di qualità erogata nei servizi. Anche la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Finale Emilia hanno preso parte ai festeggiamenti. Un amministratore pubblico, quindi un sindaco come me, non può essere che felice di avere sul proprio territorio una realtà così eccellente. Se hanno portato l'azienda a questi livelli di innovazione tecnologica, di organizzazione e di occupazione, questo non può essere che considerato una ricchezza per il nostro territorio e quindi non solo per il Comune di Finale Emilia, ma per tutte le aziende che sono poi clienti di Ciga Impianti. Ciga è una grande eccellenza perché viene da lontano, perché è nata nel 1982. Durante il sisma è stata una di quelle imprese che ha sostenuto anche le altre imprese. Loro fanno servizi rispetto ad altre imprese, quindi ha avuto un ruolo fondamentale non solo in questo territorio, ma in tutto il cratere. E soprattutto è un'impresa che ha saputo sempre innovarsi, cioè sviluppa tantissima formazione, soprattutto rispetto ai giovani. Ed è un'impresa che sa dare anche agli altri, è socialmente responsabile. Perché Don Tiziano è qua questa sera? Qual è il suo rapporto con Ciga Impianti? Fondamentalmente sono venuto qui per dire grazie, perché io sono parroco a Solarolo, uno dei paesi più alluvionati della provincia di Ravenna, 90% di famiglie colpite dalle due alluvioni di maggio, e Ciga Impianti ci è venuta ad aiutare generosamente, disinteressatamente, con mezzi, ma in prima persona, e ci ha veramente sostenuto, non solo materialmente, ma prima di tutto moralmente, perché quando ci sono persone che hanno perso tutto, avere gli amici, la cosa che resta è ti fa andare veramente avanti.
Non sono mancati i premi, dipendente più fedele, tecnico dell'anno e cliente dell'anno. Siamo stati premiati perché penso che abbiamo dato continuità a una collaborazione che è iniziata molti anni fa e che è continuata grazie a una fiducia reciproca che non è mai mancata. Domani è un altro giorno e noi siamo pronti.